Ciao ragazzi, oggi è mercoledì 6 novembre, è il quarto giorno che sono aperte, sono appena arrivato a casa da lavorare e c'è una sorta di temporale, quindi per fortuna che ho il motorino, adesso sono già arrivato qua nella tettoia davanti a casa dove parcheggiamo le macchine e i motorini. Ecco qua. Poi io il motorino lo parcheggio fuori qua solo di giorno perché di notte ho uno shed di metallo perché altrimenti dicono che me lo rubano e quindi è meglio tenerlo al sicuro. E ho notato che avere il motorino è una figata perché dopo 8 ore di lavoro salire in sella e muovere solo il polso per accelerare, per andare avanti, invece che pedalare, è tutta un'altra storia. E poi in città è comodissimo, perché bene o male abbiamo finito verso le 3:30, e poi dopo una cosa e l'altra sono arrivate le 3:45 e in strada c'era già un traffico da porco e io col motorino, ma che, superavo tutti quando c'erano i semafori e poi mi mettevo sempre sulla sinistra per fare in modo che loro poi mi sorpassassero una volta che c'era verde. Però sì, no, è comodissimo. No, poi almeno non faccio così tanta fatica dopo lavoro per tornare a casa, perché anche qua le distanze ho visto che sono grandi. Ecco, lo sto ben utilizzando in questi giorni. Vabbè, detto questo, parliamo del primo giorno di lavoro. Come dicevo, sono in un'azienda che si chiama Formcraft. Giusto così vi ho spiegato l'altro giorno di cosa si tratta. Adesso vi faccio vedere un video preso dal loro sito internet che è molto interessante, che vi fa capire il sistema costruttivo a cui ero interessato e per il quale ho mandato dei curriculum a caso, tra cui anche a questa azienda che mi ha contattato. Ora vi faccio vedere il video preso dal loro sito internet che vi fa vedere il metodo costruttivo. Formcraft, a superior way to build. Formcraft introduces a modular, insulated concrete construction solution that's revolutionizing the way we build. Complete accommodation modules can be constructed quickly and efficiently in a controlled factory environment before being transported to site. Oltre a realizzare case e piccoli centri commerciali, loro hanno anche la produzione e la distribuzione. Quindi, nella loro sede hanno anche un magazzino. E oggi, come primo giorno di lavoro, e molto probabilmente continuerò per le prossime 2 settimane, da quel che ho capito, sarò nel magazzino insieme ad altre persone a appunto produrre e fare questi moduli che poi serviranno per costruire una casa o un centro commerciale e molto probabilmente tra 3 settimane incomincerò invece a lavorare in un cantiere edile. Quindi è anche furba questa idea perché nelle giornate di pioggia, come magari potrebbe essere oggi oppure come hanno detto che è stato durante l'inverno, gli operai che non vanno in cantiere li sposta tutti dentro nel magazzino a produrre questi moduli. Quindi riescono a combinare e riescono a far lavorare anche le persone durante il periodo di pioggia. Detto questo, comunque oggi c'era una bella giornata. A parte adesso che è venuto un attimo brutto e che è venuto il temporale, che
per fortuna non ho preso, ma so già che prima o poi mi darò una lavata, che la metà basta. E niente, oggi sono stato appunto nel magazzino con altri due ragazzi, un inglese e uno francese, uno che è già lì ormai da 2 anni e mezzo, e invece il francese, che è anche lui il working holiday visa, e appunto con cui proprio ho fatto coppia fin da subito, perché diciamo, vabbè, a parte ad avere quasi la stessa età, lui è più grande di un anno, parlando tra una cosa e l'altra, anche lui c'ha il working holiday visa, e per un periodo di quasi anche lui 6 mesi ha fatto come me, ovvero lavorava sia lì come muratore e poi alla sera andava a fare il cameriere in un ristorante, e si muoveva sempre in bicicletta fino a quando, tipo un mesetto fa, ha comprato un motorino, però è un motorino speciale perché è un posti, ovvero sono quei motorini particolari che utilizzano, diciamo, i postini a distribuire la posta, quindi è proprio molto, sì, molto caratteristico, e adesso prima o poi vi farò una foto ed è bellissimo. Il lavoro oggi è stato molto semplice perché abbiamo semplicemente incollato degli elementi in plastica su dei pannelli, quindi c'era una successione di fasi che era la seguente: bisognava pulire con l'aspirapolvere questi pannelli per tirare via la polvere, poi dovevamo stendere una colla, che era una sorta di silicone, ma non era un bianco, era nero ed era una colla molto potente. La dovevamo stendere con una spatolina, tipo quelle che si utilizza per le piastrelle, e poi dovevamo posizionare queste sorti di elementi in plastica dopo aver preso le misure secondo un preciso schema. Quindi tutta la giornata abbiamo fatto questo tipo di lavoro per 8 ore, con due pause anche qua, quindi c'è prima lo smoko verso le 10:30 e poi il pranzo. Anche qua lo smoko entrambe di mezz'ora, ed anche qua lo smoko diciamo viene pagato dal datore di lavoro, nel senso, noi facciamo pausa però la segniamo come momento in cui si lavora. Quindi, in poche parole, in azienda stiamo 8 ore e mezza, ok, mezz'ora c'è la pausa pranzo che non ci viene contata, e poi c'è un'altra mezz'ora di smoko verso metà mattina invece che ci viene pagata. Ok, quindi oggi ho lavorato dalle 7 alle 3:30, e abbiamo una sorta di sala ristoro, dove con il frigo, dove possiamo portare la roba da mangiare, il lavandino, il bagno, appunto le sedie con un tavolo, quindi tutta un'altra cosa rispetto a stare in cantiere tutta la giornata come facevo con Brian. E poi abbiamo lavorato per 8 ore all'ombra sotto questo magazzino, quindi cioè mi è passata alla grande andare a lavorare in motorino, lavorare 8 ore all'ombra. Sì, anche se prendo 2 dollari in meno rispetto a quando lavoravo con Brian, mi va bene lo stesso, perché la fatica è dimezzata alla stragrande, perché prima andavo a lavorare in bicicletta, poi dovevamo in macchina andare in in cantiere, stare tutto il giorno fuori sotto al sole, e poi dovevo, sì, o spostare dei sassi oppure spalare della sabbia e del cemento, ecco. Mentre adesso
tutta un'altra cosa. Poi siamo in questo magazzino e abbiamo per tutto il giorno la musica accesa, e poi io sono in coppia con il francese e facciamo un lavoro che dobbiamo stare uno di fianco all'altro, e quindi parliamo in inglese, e no, è bello, sono contento. Poi nella pausa pranzo invece oggi sono andato nell'ufficio del proprietario dell'azienda, che poi l'aziendina è un'azienda familiare con 30 dipendenti, c'è il padre che è il capobanda, che ha più o meno, secondo me, 65 anni, poi che fa tipo il direttore, manager, poi c'è il figlio che anche lui coordina un po' tutte le squadre e le attività, e la moglie del figlio, ok? E poi ovviamente ci sono tutti i vari supervisor, quelli in cantiere, quelli dentro, e quindi sono andato nell'ufficio del capo perché mi aveva chiamato a compilare tutti quei moduli che servono quando uno incomincia a lavorare, quindi il foglio dove vado a dichiarare il mio tax file number e tutti i miei dati dell'indirizzo, dell'account della banca, la superannuation, i contatti di riferimento in caso di necessità, in caso di emergenza, e io ho lasciato quelli di Giovanni, un po' tutti i dati principali che servono quando uno incomincia a lavorare. E poi mi ha detto che sua moglie ha origini italiane, cioè lei è nata in Australia, però i suoi genitori vengono dal sud, non mi ha detto bene dove, però mi ha detto che conosce bene la cultura italiana, soprattutto per quanto riguarda il mangiare. Ho detto, allora per quello che hai scelto la moglie italiana, e lui si è messo a ridere, e quindi no, dai. E poi, no, poi ho visto che sia lui che il figlio sono proprio persone alla mano, che si riesce a parlare, il figlio soprattutto è simpatico, perché è venuto lì un attimo a parlare con noi, a controllarci, abbiamo fatto qualche battuta, no, quindi ecco, mi sembra un bel clima. Poi è il primo giorno, vediamo nei giorni a seguire cosa succederà. Mi ha già anticipato, ecco, che tra 2 o 3 settimane andrò in cantiere con un certo drago, e infatti sono troppo curioso di vedere chi è sto drago, e niente.